Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questa settimana voglio portarvi un video al giorno su quello che faccio di più importante a casa. E niente, iniziamo subito. Questa mattina lezione con l'università. Come avete visto, ho passato la mattina a lezione con l'università, ho frequentato due corsi online con Microsoft Teams e poi ho continuato a lavorare un po' ad altri progetti sul computer, quindi ho speso la mia mattina al computer, quindi pomeriggio non vedo l'ora di fare qualcosa di produttivo fisicamente. Finalmente ho deciso di fare una cosa che mi porto dietro da un sacco di tempo, ovvero aggiustare un po' la bici di mio padre. Oggi cambierò la gomma perché perde un po' e metterò su una Segai, quindi yo! Guardate qui questo supporto per il cavalletto, molto speciale. Questo me l'ha fatto Roberto Vernassa e devo dire che è molto molto comodo. Io ho un cavalletto base collegato a un carrello degli attrezzi, ma grazie a questo supplemento qua trovo che sia comodissimo appendere la bici e resta molto fermo. Ovviamente è stato pensato per tutti quei lavori che non hanno a che fare con il manubrio o con la serie sterzo, tantomeno per reggisella, però per ammortizzatore, ruote e robe del genere è davvero comodissimo, fatto a mano, quindi copiatelo se volete. Ok, ora che la gomma è smontata, dobbiamo andare a prendere quella nuova. Ok, gomma cambiata, adesso la lasciamo un attimo lì al sole per vedere se resiste. Mentre adesso andrò a fare il mio allenamento di giornata che consiste nelle ripetute nei rulli, quindi vi porto con me. Yo! Eccoci qui nella mia mansarda e adesso andiamo a fare un po' di rulli, ma prima apriamo sicuramente le finestre perché
Mi sa che avremo caldo. Chi fosse interessato, l'allenamento mio di oggi è stato 15 minuti di riscaldamento, ritmo lento, tranquillo, e poi sono iniziate le ripetute. Molto semplici, 3 minuti in piedi con il ritmo usando il cardiofrequenzimetro, con il ritmo che si avvicina alla soglia, e 3 minuti di recupero. Ripetute 3 volte, quindi 3 minuti in piedi raggiungendo la soglia, 3 minuti di recupero, 3 giri. Poi ho fatto 10 minuti tranquilli, pedalando abbastanza agile. E poi di nuovo, altre 3x3 ripetute da 3 minuti in piedi, però ogni fine ripetuta ho fatto 10 secondi a tutta. Dopodiché un po' di defaticamento e niente, ecco qui il mio allenamento sui rulli di oggi. Domani farò un altro tipo di allenamento, quindi ci vediamo domani. Ora lasciatemi sciogliere un po' sui rulli. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo domani. Yuhu!